La creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente delle domande. Per un genitore è importante capire che suo figlio, più ancora che un ingegnere o un medico, deve saper diventare un uomo. Non si tratta di insegnare al bambino delle cose, ma insegnare a imparare attraverso le cose. La ricerca è per definizione movimento. Ciò che era vero ieri non lo è più oggi, e sarà ancora modificato domani. Più escono cose dalla scatola della conoscenza, più se ne creano dentro, in continuazione, di nuove. Penso che l'avventura dell'intelligenza sia molto più stimolante di quella della credulità. E che il desiderio di scoprire sia più eccitante di quello di rimanere nella stanza delle fiabe. Capire la scienza significa capire meglio l'uomo. Bisogna avere sempre una mente aperta, ma non così aperta che il cervello caschi per terra. Ogni volta che si sottrae a qualcuno una parte della sua capacità di capire, lo si priva di una parte dei suoi diritti. È una censura mentale, una specie di furto neurologico che viene perpetrato in continuazione. Inconsapevolmente o consapevolmente. Le risposte sono sempre limitate, provvisorie, insoddisfacenti. Le domande invece sono il vero motore dell'attività mentale. Un uomo che non si pone domande, o che si accontenta delle risposte, non va molto lontano. L'uomo deve dubitare. Il dubbio è un atteggiamento di ricerca, di esplorazione. La certezza, soprattutto quella ideologica o dogmatica, possono forse renderlo più integrato, e in un certo senso più felice, ma con un costo intellettuale molto elevato, che è quello della sua rinuncia a dubitare, esplorare, e quindi pensare. Lo spazio in cui siamo immersi è talmente grande, talmente immenso che c'è quasi da spaventarsi a guardarlo dentro un telescopio. Sappiamo tutti che la Terra è meno di un granello di polvere, ma ogni volta che ci misuriamo nei confronti dell'universo, c'è da rimanere stupiti e quasi agghiacciati. Le teorie sono certamente utilissime, perché sono stimolanti e servono per impostare una ricerca. Ma senza verifiche sperimentali restano quello che sono, cioè solo delle ipotesi. L'insegnante è la persona alla quale un genitore affida la cosa più preziosa che possiede suo figlio, il cervello. Glielo affida perché lo trasformi in un oggetto pensante. Ma l'insegnante è anche la persona alla quale lo Stato affida la sua cosa più preziosa, la collettività dei cervelli, perché diventino il paese di domani. Il peggior nemico della cultura è la noia, la mancanza di chiarezza o l'assenza di creatività. Il nostro cervello è fatto in modo che l'attenzione sia tanto più alta quanto più un avvenimento suscita emozioni. Fidatevi della scienza. La velocità della luce non si attribuisce a maggioranza. L'immaginazione è la qualità più tipicamente umana, quella che consente di creare, inventare, capire. È la qualità che consente all'uomo di trovare un margine di libertà, di sfuggire, in parte, alla sua condizione di marionetta mossa dai fili genetici e ambientali. Divulgare significa semplicemente tradurre.
cioè dire la stessa cosa, con altre parole. Tutti sono capaci di parlare o di scrivere in modo oscuro e noioso. La chiarezza e la semplicità invece sono scomode. Non solo perché richiedono più sforzo e più talento, ma perché quando si è costretti a essere chiari, non si può barare. Il DNA in un certo senso è come un linguaggio. Le lettere dell'alfabeto sono le stesse, ma si alternano in modi diversi, per comporre parole e frasi differenti. Prendiamo un atomo semplice, quello dell'idrogeno, formato da un protone nel centro e un elettrone che gli orbita intorno, ha una velocità altissima. Sai quanti giri fa al secondo? Milioni di miliardi di giri al secondo. Questo dà l'idea di quanto sia incredibilmente energetica la materia di cui l'universo è fatto. Da dove viene vostro figlio? Da molto lontano. Alla nascita, infatti, ha già 3 miliardi di anni. Tutta la storia della vita sulla Terra ci insegna che la diversità è un valore fondamentale. La ricchezza della vita, infatti, è dovuta alla sua diversità. Diversità di enzimi, di cellule, di piante, di organismi, di animali. Lo spazio è il nostro progenitore diretto, perché gli atomi e le molecole che ci formano sono arrivati un giorno, qui sulla Terra, dopo un lungo viaggio spaziale. Nella vita, naturalmente, occorre sempre questo equilibrio tra forza e gentilezza, tra aggressività e attrazione. Gli individui che incontrano il maggior successo, e non solo con le donne, solitamente sono forti dentro e cortesi fuori. Il cervello del bambino è come una scacchiera. All'inizio qualunque partita è teoricamente possibile, qualunque mossa brillante è ipotizzabile. Poi, quando si cominciano a muovere i pezzi, le combinazioni iniziali via via diminuiscono, e il gioco comincia a strutturarsi in un certo modo. Certo, dire che Babbo Natale non esiste non è una bella notizia. Anzi, è una brutta notizia. D'altra parte, cosa si dovrebbe dire? Che ci sono le prove scientifiche dell'esistenza di Babbo Natale? E che esistono le testimonianze di milioni di persone che hanno trovato giocattoli sotto il camino o sotto l'albero? Ci sono sempre persone che hanno avuto un presentimento. Il fatto è che questi presentimenti non vengono mai resi noti quando non succede nulla, cioè nella stragrande maggioranza dei casi, ma solo quando succede qualcosa. La democrazia non può basarsi sull'ignoranza dei problemi, perché uno dei suoi grandi obiettivi è proprio quello di rendere i cittadini responsabili e consapevoli, in modo che possano esercitare i loro diritti, utilizzando meglio la loro capacità di capire. Nelle scuole italiane si insegnano le materie scientifiche, ma non si insegna quasi mai la scienza. Ovvero le regole di base che permetterebbero di capire se chi annuncia di aver fatto una scoperta è credibile o no. La scienza è una cosa bellissima, ed è sciocco e inutile criticarla perché ha fatto quel che ha fatto con il suo metodo. La scienza ha trovato delle verità, ha fatto quello che doveva fare e l'ha fatto benissimo. I Galilei non sono quelli che vendono il pensiero magico, ma quelli che ci hanno permesso di essere qui.
Viviamo in un ecosistema artificiale, un diverso ambiente che ha bisogno di comportamenti culturali adeguati per essere mantenuto in equilibrio. A guardare bene, infatti, intorno a noi, la natura è in gran parte scomparsa. La ricerca continua ad avanzare, ma ciò che è in ritardo è la nostra capacità di gestirla. Dobbiamo capire come riallineare la cultura alla scienza. Altrimenti si impedisce alla gente di capire che cosa sta avvenendo e di comportarsi di conseguenza.